collaboriamo col comune per tutte le cose che c'è da fare il comune, noi ci chiama sempre. Ora ci ha chiamato per ripulire questa scarpata, ci siamo messi insieme 7-8 ragazzi, abbiamo rimesso insieme. Nonostante tutti i lavori, altri lavori che si sta facendo ora in questo periodo, portare le medicine, portare le spese, fare tutte le cose per questo benedetto Covid, e oggi siamo qui a ripulire questa discarica, chiamava così, perché c'è tanta roba. Addirittura ci sono dei water, c'è delle gomme, dei frigoriferi, e ora la raccogliamo tutta sulla strada e poi verrà Alia a ritirarla. Spero stasera che non sia ancora stata buttata di sotto. Allora lanciamo un appello se serve ai cittadini. L'appello è che, come ha detto l'assessore, basterebbe chiamare il numero di Alia, vengano a prenderla gratuitamente a casa, non si spende niente, basterebbe alzare il telefono. E invece c'è molta inciviltà e le portano da tutte le parti. Noi si è trovato addirittura nei boschi, ultimamente si è trovato delle discariche nei boschi. Da tutte le parti c'è il sud, in qualunque posto di Sicilia c'è il sud. E così non va bene, siamo troppo inciviti. Come ha detto l'assessore, anche a sanzionare la gente è un problema perché bisognerebbe essere lì quando se la buttano.